In archivio la 73esima edizione del Festival di Sanremo, ma è stata una settimana ricca di eventi rivolti anche al sociale, come quello che si è svolto a Casa Sanremo, convegno organizzato da UNICEF, dove sono state affrontate tematiche quali l'educazione di qualità e la salute mentale e il benessere psicosociale. Presente come ormai da diversi anni, il maestro orafo Michele Affidato, che vive il Festival di Sanremo non solo sotto l'aspetto prettamente artistico, ma anche dal punto di vista dell'impegno sociale nella sua figura di ambasciatore nazionale di UNICEF Italia. Al convegno che si è svolto nella sala Vittorio Rescalzi, condotto da Veronica Maia, hanno partecipato il discografico Gianni Testa, l'avvocato Cataldo Calabretta e il patron di Casa Sanremo, Vincenzo Rossolillo. Sì, non solo arte ma anche sociale. Da diversi anni ormai con Casa Sanremo portiamo avanti questo progetto, alcune tematiche attenzionate dall'UNICEF. Quest'anno in particolare la tematica da affrontare saranno appunto l'educazione di qualità e il benessere psicologico, delle tematiche molto importanti. Importante, specie dopo il Covid, per cui per tutto questo voglio ringraziare Vincenzo Rossolillo, Casa Sanremo, che ogni anno ci dà questa possibilità, e anche la Presidente UNICEF Italia, Carmela Pace, che oggi con un messaggio ha portato anche lei il suo contributo. Conosco il maestro Affidato da tanti anni, anche quando i nostri percorsi si sono uniti per motivi diversi. Anch'io partecipo da tanto tempo alle attività UNICEF e quando il maestro è diventato ambasciatore nazionale per me è stata una grande soddisfazione, perché abbiamo implementato ulteriormente i nostri motivi di incontro e di divulgazione. Incontrare le scolaresche, parlare ai giovani, a fare qualcosa di concreto per sostenerli in un percorso di crescita oggi più che mai fragile è un gesto doveroso ed è un argomento di cui non si può non parlare in un festival così bello, così importante e così sotto riflettori, visto che per fortuna, grazie anche alla direzione artistica di Amadeus, il target del pubblico si è finalmente ampliato tantissimo. Questa è l'occasione giusta per approfittarne e parlare anche di altri temi paralleli e importanti ai ragazzi e ai più giovani. Sempre coerente, sempre